Dispenser TV. Rotocalco di cultura e informazione da Volterra e la Toscana, di Pietro Gasparri. Condotto da Pietro Gasparri e Gianna Fabrizi. Il concerto per la vita di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Sono le 17.15 di questa domenica di agosto qui a Castelnuovo Val di Cecina in provincia di Pisa. Siamo nel backstage del concerto per la vita che Enrico Ruggeri inizierà intorno alle 22. Intanto l'artista è appena arrivato e allora noi andiamo avanti minuto per minuto seguendo questa cronaca prima dell'inizio del concerto. Sono insieme a Bruno Ciampini, presidente dell'associazione Proloco, il piazzone di Castelnuovo Val di Cecina in provincia di Pisa. E stasera ci farà da cicerone per questo evento, cioè il concerto di Enrico Ruggeri. Sì, per noi è un evento importante, diciamo di vitale importanza, perché è l'evento più grande che facciamo noi come Proloco in collaborazione con la Misericordia e con il Comune di Castelnuovo. Ci aspettiamo un pubblico come tutti gli anni sensibile anche all'iniziativa, perché comunque è un concerto di beneficenza. Tutti gli anni voi devolvete l'incasso ad un'associazione, quest'anno per chi sarà? Sì, tutti gli anni devolviamo l'incasso a associazioni che operano in campo di ricerca medica. Quest'anno l'associazione è l'AIL, l'Associazione Italiana delle Leucemie. Chi sono coloro che hanno contribuito a questo evento? Allora, a questo evento hanno contribuito tutti i commercianti, gli artigiani e le ditte locali, ma in particolar modo io vorrei fare un ringraziamento speciale a quelli che io considero un po' i nostri sostenitori, e sono l'Enel, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, l'Unicop Val di Cecina Valdera e Risolvere S.P.A. Non vorrei dimenticarmi nessuno, ma non me ne vogliate perché sono veramente tanti. Questo qui è il camper, dicevo, dove alloggerà Enrico Ruggeri. Abbiamo un fiocco rosa alla porta perché il 29, mi sembra, il 29 di luglio è nata Eva, sì, figlia di Enrico e di Andrea Milù. Grazie anche perché mi avete messo il fiocco rosa sul rullo. Quindi noi dal camper poi avrà un accesso diretto al palco tramite una sorta, diciamo, di tunnel. Dal tunnel arriviamo direttamente all'ingresso del palco. Abbiamo visto il backstage dal retro, andiamo a vederselo dal davanti, dove gli spettatori, come vedranno gli spettatori. Enrico Ruggeri è qui con noi, è appena arrivato peraltro. Sì, sono appena arrivato, molto bello, ma posti che conosco già perché abbiamo fatto un debutto all'Arderello un po' di anni fa. E da poco babbo, da pochi giorni, questa bambina, che effetto ti ha fatto? Ma bello, è la terza paternità, quindi no, molto bello, però è la prima femmina, quindi ci tenevo, era una femmina. In questi giorni peraltro, oltre che la bambina, è arrivato questo accordo con Rai. Per X Factor sarai il nuovo giudice di questa trasmissione. E anche qui la domanda: che effetto fa? Abbiamo già cominciato a vedere dei ragazzi, insomma è una bella trasmissione. Hai già la scaletta però per stasera? Abbastanza, ma c'è la ruota, perché la tournée si chiama La Ruota, quindi ci saranno dei momenti in cui le canzoni in realtà verranno sorteggiate tra una quarantina di canzoni che scorreranno su un rullo che quando sarà buio vedrete. Vai! Ecco, ma questo si può fare. Grazie. E stasera sei qui a Castelnuovo per questo concerto di beneficenza, un concerto in cui introiti andranno alla ricerca sulle leucemie. Sì, beh, sì. Quando si può far qualcosa, rendersi utili, credo che sia un dovere morale e civile da parte di chi fa il mio mestiere. A questo punto appuntamento a Enrico Ruggeri sul palco. Okay, ci vediamo dopo. Ciao.
ore 21:30 prosegue il nostro diario di bordo per questo concerto, un concerto per la vita qui a Castelnuovo Val di Cecina in provincia di Pisa. Enrico Ruggeri sta per salire sul palco per iniziare la sua performance. In questo momento è nel camper, ancora pochi minuti e poi il via a questo live, a questa serata di beneficenza qui nello stadio di Castelnuovo. Sono fan giovane io di... Da dove vieni? Pisa. Ci siamo nel fan club delle Pagnottelle. Stiamo sostenendo perché Enrico Ruggeri probabilmente forse sarà il giudice dei gruppi X Factor, ancora non lo sappiamo perché ancora non si sa. Quindi siamo qui per sostenerle, queste ragazze che forse entreranno e sono un gruppo vocale. C'è una canzone che preferisci tra le tante di Enrico Ruggeri? Io tra le tante preferisco Mistero perché comunque ha un testo che per davvero ascoltarlo vengono i brividi. Occhi bene aperti, chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere. Ha condiviso con noi tutto il pomeriggio, tutto il backstage, Mirko Roppolo di Radio 3 Network. Allora Mirko, Enrico Ruggeri sta per salire sul palco, cosa ne pensi? Beh, sicuramente una bella esperienza perché il concerto per la vita poi qui a Castelnuovo Val di Cecina è molto interessante. Poi insomma io ero molto emozionato, vi dico la verità. Una bella esperienza, un bel artista e soprattutto anche un bel pubblico. Veramente lo stadio di Castelnuovo si sta riempendo a pochi minuti dall'inizio di questo concerto.